Preoccupante è il grosso numero di tentativi di danneggiamento di alcune lende registrati negli ultimi tempi da parte di hacker di Second Life. Sempre più spesso owner di intere sim o addirittura affittuari di piccole parcelle di land si ritrovano a fare i conti con le proprie land messe a soqquadro, devastate o addirittura con furti di suppellettili. A farne le spese martedì 13 novembre verso le 20 ore italiana è stata Musa, famosa land italiana il cui owner Eddie Dardugger ha deciso di parlare ai nostri microfoni. Eddie, cosa è successo martedì 13 a Musa? Buonasera, martedì 13 praticamente la mia partner owner, anche lei di Musa, Black Anatin, stava sistemando la nostra discoteca per la festa che sarebbe svolta poche ore dopo e entrando in discoteca si è accorta che la discoteca era stata saccheggiata. Avevano sbloccato dei prim di proprietà suoi e miei, asportando i miei, portando via anche delle pareti portanti della struttura. Come pensi abbiano arginato i sistemi di sicurezza della land? Sicuramente degli hacker molto in gamba, perché hanno proprio sbloccato i prim spostandoli e accedendo a quelli che volevano portar via. Quindi è stata una cosa mirata non agli elementi della mia socia, ma elementi miei. E quali precauzioni aggiuntive ha adottato dopo l'attacco? Abbiamo semplicemente assunto dei tecnici informatici più bravi di quelli che avevamo. Eddie Dardugger, Slow Messner al video e Lapo Loon per Sloop TV.